L'unica cosa che vi dirò del perché sarà divertente è perché dopo andremo ad utilizzare questo. Ma sorvoliamo questo argomento e dopo arriviamo un attimino al sodo, ok? No, no, tranquilli, ora vi spiegherò bene il tutto. Panasonic mi ha scelta come appunto creator qua comunque su Twitch e sui social. Quindi qua alla mia sinistra, ok? In questo momento alla mia sinistra ho una TV gaming di Panasonic da 55 pollici. Eccola qua! Questo è quello che io vedo alla mia sinistra. Cioè, non so se vi rendete conto. Questa è... Vedete che qua c'ho il mio monitor per la chat. E qua ci sta la TV di Panasonic. E questa, ragazzi, è la TV come si vede sulla mia sinistra. Cioè, non so se vi rendete conto quanto è grande. Cioè, è un 55 pollici, zì. E considerate che, appunto, come vi ho detto, è un 55 pollici. Ok? Ed è una Master OLED. Quindi, quando parliamo di qualità grafica... Cioè, è una roba che non ha veramente senso perché si vede... Cioè, si vede troppo bene. Cioè, se tipo adesso io faccio così... Clicco nel gioco, ok? Cioè, vedete, è proprio... Cioè, è una roba tipo assurda, si vede veramente bene. Con il cavo, questo qua penzolante, HDMI 2.1. E quindi voi direte, quindi Martina, gli Hertz a quanto ti vanno? 120 Hertz. Quindi per una TV considerate che 120 Hertz è tantissimo. Cioè, se considerate che i nostri monitor da gioco li hanno fatti a 360, una TV a 120, cioè, è una roba comunque out of mind. Infatti il gioco, quando ci giochi, è veramente... Veramente stra fluido. Poi in più abbiamo anche le impostazioni di HDR e la True Game Mode che proprio potete selezionare e impostare voi i colori come volete. In questo caso, come vi ricordate, quando io vi streamavo Diablo è un gioco molto con dei colori molto scuri e poca luminosità. Infatti se guardate tipo anche in queste parti di qua, vedete come gli scuri diventano proprio ancora più scuri, però tipo quando ci sono delle parti che si illuminano diventano tipo fuori di testa, vedete tipo anche questo blu, questo rosso, cioè. E in più, siccome appunto comunque è una TV studiata comunque non solo per guardarsi film o altro, ma appunto anche per giocare, comunque all'interno della TV abbiamo anche, c'è anche tipo un'impostazione molto importante che è la ultra low input lag. Cosa vuol dire? Voi sapete che se tipo collegate tipo mouse e tastiera su... tipo sulla PlayStation o l'Xbox avete delay, ok? La TV ha un sistema per fare in modo che se voi connettete delle periferiche o comunque un controller, l'input lag si abbassa il più possibile per comunque cercare di darvi tipo la risposta più istantanea possibile. E in più, come la maggior parte dei monitor da gaming che hanno, lo sapete, hanno la funzione G-Sync, che è quella funzione che appunto funziona alla perfezione quando lavorate con delle serie 3000 o 4000. Infatti... io avendo una scheda video 4090 nel computer, la TV ha subito rivelato. Madonna, ragazzi, stavo dicendo rilevato e invece ho detto rivelato. E comunque appunto io avendo una serie 4090, la mia scheda video è una 4090, la TV ha subito rivelato che stessi usando una 4090, quindi le impostazioni grafiche poi col G-Sync sono diventate tipo una roba fuori di testa. E quindi questa era la TV, ragazzi, quindi una bestia. Oggi vediamo come sarà a giocarci, io non vi assicuro niente. Più che altro non tanto per Diablo, ma più che altro per Fortnite, perché... Cioè, avessi giocato da mouse e tastiera, vi dico, magari era anche differente la situazione. Però, essendo che sono da pad, ho detto, beh, magari ci faccio un contenuto anche più divertente, dove faccio un po' schifetto e quindi voi vi fate due risate perché... Martina, ma dove spari? Poi invece, ragazzi, abbiamo le cuffiettine sempre di Panasonic, ok? Che mi hanno mandato, ovviamente non le utilizzerò per la live perché non potevo connetterle ovviamente in streaming o quant'altro, ma era solamente per farvi l'unboxing, ok? Che è il modello SCGNW10E, sono queste, ok? Sono cuffie, allora io le chiamo cuffie, ma in realtà sono delle casse, ok? Qua dentro abbiamo le famigerate casse barra cuffie. Queste qua, ragazzi, ovviamente vanno in combo con la televisione. Ok, vedete, queste qua sono delle casse. E voi direte, ma in che senso? Praticamente queste casse qua, tu come te le metti così. Capito? Si possono connettere solo wifi e senza cavi, ok? Tu te le metti qua come se fossero tipo delle cuffie, ma sono delle casse a tutti gli effetti. Tu te le metti qua e da qua tu senti l'audio del gioco, del film, di quello che stai guardando, connettendolo ovviamente con, appunto, con la televisione. Il design, come vedete, non è la classica cassa acustica quadrata, rettangolare o rotonda. È una roba un po' più innovativa, un po' più diversa dal solito, che secondo me a me piace un casino. Cioè, è una roba molto più moderna. Chill. Come apro la mappa? Ah, ok, così. Andiamo qua? Ma tu sei fuori? Va bene. Va bene. Andiamo, guarda, sa pure pingare. Guarda che land. Frate, ma io ti insegno. Allora, aspetta. Devi stare vicino a me però, Non mi lascio. Dove vai? Sul ponticino, okay. Qua c'è un'arma, la prendi tu. Capi, non morire, capi, se muori te lo giuro. No, allora, giuro che qualcuno potrebbe... L'ho ucciso! Sto facendo vicenda, te lo giuro. È morto definitivamente quello. Sì, morto subito. Sono fortissima. Sto strong. Adesso pronto per l'FDCS.
La vuoi fare le frecce come da fad? Ovvio. Dai, presto bene, faccio dei GL anche. La donna. Tarpo io. Come levo le costruzioni dalla mano? 60 white. Don't die, please. Please, daddy. 39 white. È uscito dalla finestra. Ha uno di vita, letteralmente, penso. No! C'è il compagno. Non ci so! Bravissimo. Ok, chill. C'è l'altro. È impostato su. Sono fortissimo! No! Frate! Ho fatto dei danni! Out of mind! Come ti droppo il medikit? Ah, guarda. No, frate, non so come droppartelo, ti giuro. Aspetta. Ah, tipo... Oddio, fenomeno! Vabbè, è vero, mirare. Ragazzi, guardate. Ragazzi! Qua tattico viola, se fenomeno! Vuoi. Guarda, tu con il tattico viola spacchi. Oddio. Ragazzi, sono calda, eh. C'è gente, capì? Arrivo. Te lo fai, te lo lascio. Mamma mia, anche l'altro. Aspetta, devo far vedere però che sono brava, guarda. Cioè, dopo che fai una kill, devi. Ti ha conquistato apposta. Guarda, vedi? Guarda. Editi. Guarda. È uscito. Esci, vedi pompa. A posto, vado. Questa la metti nel mountain, vero? Volevo. C'è gente, c'è gente, hai sentito? No? Sì? Dove? No, chill. Vado, ho paura, sono bravi. Sono cattivi. A te, non so cosa fare. Morto uno. Cavi, non so cosa fare. Chill. No! Quanto? 100. Oddio. Nice. Troppo fuoco. Così. Provate nel mio box. Vieni qua. Ui. Full piece. 50. Full piece. Spende. Ma tu hai rischiato, eh? Sì, ma perché aveva tipo l'SMG. Ma io da parte devo editare o devo montare così? Vieni qua. Entra con questo. Solo per te. Tanto c'è quello mitico, no? Sì, ho il coso mitico. Ho preso la K, aspetta. Ma dai! Ma hanno cecchinato il te. È un cheater. No, mi sono buttata. No way. C'è un reboot. Ah, ma anche se vincito va bene. Anche se la porti da casa mi va benissimo. 110. Attenzione, abbiamo capibara che push in maniera cattiva. Fa un 96 in testa, noccando l'avversario. Incredibile. Mi sa che c'è il medaglione qua a terra. Che si illuminava di blu. He wants to go for the clip. Niente, va via. Sì, lì finish. Venditi il medaglione. E qua sotto. Dove? Si sta curando con lo shield. 100. Vabbè, molto raga, bene. Io se queste cose non ve le ho volute fare vedere da pad, perché sennò poi sembrava che cittassi, ma le so fare anch'io, eh. Giusto per informarvi dell'avvenimento. Quanti sono? Ah, l'ultimo, 1v1. Vado, cosa faccio? Basta che lo distruggi. Ok, vado per... Cioè, l'importante... Quanto fai un po' il mitico in testa, Max? 199? Ok, ma se ne hai pochissimi... I'm ready! 190? Molto bene. Mamma mia, raga. Oh, comunque avevo 5 kill, te lo giuro. Tigue. Dai, ho portato fortuna al primo game. Va bene, andiamo. Quindi c'è un Travis Scott. È il tuo obiettivo. Oh. Ma che dà questa ruba, ragazzi? Pushing. Arriva gente, mi sa. Qua stanno. Fatelo clinging. 18. È morto uno. Mamma mia. E prima gli avevo fatto male, cane, eh. Gente. Arrivo. Tipo, fa un muro, ti prego. Tanta paura. Editing, lecca pro player. Sopra. Da te, eh. Arrivo. Mi sa che è da me. Sì, è un Travis. 8 bianco. È il Travis. Arrivo per te. Guarda, lo pusho solo perché gli ho fatto 8.
Dai, se vuoi correre il boss. Da sola! Oh! Faccio 50! Vai, join al box. Lo cioppo, l'ho cioppato. Vediamo, te lo lascio. Aspetta un po'. Ok, te lo lascio, te lo lascio. E lì. Vai, mi chiudo io per te. Ah, mi sono dietro. Noccato. Pinto. Vado all'altro. 100. Fatelo, fatelo, mi sto parando. 200. È tuo, è tuo. Molto bene. Vabbè, ma va bene. Devo uscire troppo? Quando mi stanco, quando il gioco si fa duro, si fa così, guarda. Sono morto. L'hai cicchiato tu? Non è vero, non è vero. Non è mai vero. Era scarico solo per quello, se no era già morto, Tocca bere. 116 a 1. Bravissimo. Alla tipa, alla tipa, alla tipa. Spray, spray, spray. 24 white. Craccato uno. Morto. Ma devo perché mi... White, bro. Perché no. Mi devono cecchinare a me ogni volta? Oh, ho cecchinato, ho craccato uno, ragazzi. Io il mio l'ho fatto, basta. Bravissimo. Did. Sì, come cosa facciamo con l'ultimo? Ma prova a cecchinarlo, dai. Oppure facciamo l'uno di uno da pad. Tu contro di lui. Sei sicuro? Voglio, sì, voglio sicuro. Vabbè, facciamolo, dai. Ah, hai mazz? E le cose per farlo. Sono piena. Ok, basta, basta. Oh, ha sparato! Lui? È un bot? No, no, mi sa che è un bot. Va bene, guarda cosa faccio. No, dai, è un bot. Guarda, guarda, guarda. 360. Ma c'è, ma... bot? No, aspetta. Te lo giuro che questo qua non ha le movenze da bot. Te lo giuro che questo qua è un player scarso. Oddio, lo clippi. Oddio. È qua? Qua da me? Qui. Oddio, l'hai fulpissato. Aspetta. Oltre il muro, oltre il muro. Cioè! Troppo forte. Mongrel Classic, Change my mind. Livello del mondo? Ragazzi, siamo dei veterani o siamo degli avventurieri, secondo voi? Veterana, dai. Molto bene. Qui c'è una... Aspetta, c'è... Ho iniziato tutto con poco. Sconosciuti, senza nessuno al mondo. Aiuto. Uccisi, dimenticati, con le gole squarciate. Madonna, come si vede bene. La chiesa non si curava delle morti. Il cui numero cresceva come la paura. Disperati e audaci. Quella era la mia cantina. Hanno provato a eliminare la corruzione. Giusto per informarvi. Che poi dite che non ve l'ho detto. Ma era troppo tardi. No, non potete uscire. No, non potete. Non è possibile. Vedi, il lucchetto è fatto troppo bene, sì. Ce ne sono almeno 20. Li ha cambiati. Uccisi. E sono tornati affamati. Sono cagata sotto, ragazzi, perché c'ho lo schermo grande. Sembra che mi è entrato dentro la faccia sto mostro. Ci serve altro. Un essere irriducibile che abbia tutta la loro forza e nessuno. No, mi è scappata Samantha. Qualcuno di inaspettato. E chi potrebbe essere più inaspettato di te? Quindi, con X... Mi serve più essenza. Quindi ora c'è la carne, cosa devo fare? RT? Oddio! I miei fratelli, sì! No!
Ragazzi, dovete seguirmi. Bambini, forza con me. All'attacco, signori. Mi manca l'essenza di Sora. Mi manca l'essenza di Sora da me. Molto bene, mi sento molto bene. Madonna, che danno che fa quella roba, raga. Oh mio Dio. Che danno che fa. Fortissimo il personaggio. Cioè, sbroccatissimo. Sblocca il potere che fa scoppiare i cadaveri per terra? Ecco, l'esplosione cadaverica. Ma stai scherzando? Ma che cazzo stai dicendo? Ma è OP, sì, ma... Ma comunque era figa il mio personaggio, eh? Vabbè, l'assassino però è più bella, devo essere sincera. Mua, quanto sei gnocca.